fare tutte le domande che volete qui a Daniele, che... anche a Murillo, mi dico populista così. Io ti rispondo sulla questione del referendum. Vai. Perché chiaramente noi proponiamo il referendum, tanto non siamo la prima forza politica, ma anche un movimento politico è diverso, per cui non possiamo portare niente finché non saremo, e ce la vogliamo, maggioranza del governo. Ce la vogliamo anche noi. Chiaramente. Prego, chi vuole fare delle domande? Banca d'Italia. Presentazione della... Allora, su questa cosa io non sono d'accordo con il professor Galloni, che secondo me sta esagerando, nel senso che si sta muovendo in una direzione eccessivamente allarmista delle persone. Allora, Banca Italia, nella concettualizzazione della proprietà in quanto tale, non ha praticamente mai passo. Allora, all'inizio è tutta pubblica, perché c'erano varie banche pubbliche. Poi, siccome noi ci avvicinavamo all'Europa, bisognava dare tutto al libero mercato, perché di fatto il vero Dio oggi è il libero mercato, oggi va tutto il libero mercato. Chi ci pensa? Il libero mercato. Come fa? Ci pensa lui, tu lascia fare. Ok? Così praticamente funziona l'economia. Nell'ambito di questa cieca fiducia, questo cieco credo in questo libero mercato, che poi alla fine manda tutto in mano a chi lo domina veramente, le banche pubbliche che avevano queste quote partecipative di Banca Italia sono state privatizzate. Siccome le quote partecipative sono indisponibili, cioè tu non le puoi vendere nel mercato, non te le puoi manco vendere, ed è per questo che adesso ci stanno facendo la legge, sono rimaste in seno a queste banche private, ok? Che ne detenevano, e ne detengono il 95%, e il 5% più o meno è rimasto all'inizio. Questo però non ha mai influito sul funzionamento di Banca Italia in quanto tale. È stata l'ideologia economica che l'ha vista mano a mano allontanarsi da una collaborazione con il governo, che io nel file della presentazione vi ho segnato con tesoro più BC. L'ideologia dominante ha reso mano a mano a scorporare questa realtà, tanto è quello che oggi c'è una BC, ma non c'è tesoro, perché non esistono gli Stati Uniti d'Europa. Ok? Nell'ambito di questa tipologia di operazioni, oggi vogliono rivalutare le quote bancarie e quindi portare il valore capitale da 156.000 euro a 7.500.000, sì, perfetto, e poi suddividere ancora queste quote facendo sì che non ci sia una percentuale più alta del 3% per i soggetti privati. Allora, questa cosa potrebbe portare maggiori compensi per le banche private? Sì, perché se rivaluti la quota e non cambi la legge che suddivide gli utili, allora le banche private hanno più utili. Di quanto potrebbero essere questi utili in più? Ho sentito 400 milioni l'anno e nel lungo anche magari di più. Beh, se considerate che l'Italia produce un PIL adesso in recessione di circa 1.670 miliardi di euro, 400 milioni sarebbero tranquillamente una barzelletta, quindi il problema non è nella suddivisione di per sé. Però è ingiusto, quindi potremmo anche evitarlo, quindi perché farlo? Vabbè, però non è che, cioè è una corte, non è fiscal compact che sono 50 miliardi da raccogliere, ok? Però non è comunque bello né carino. In più, Galloni dice, se usciamo dall'euro non possiamo tornare alla zona monetaria. Non è vero, perché Banca Italia è un istituto di diritto pubblico, è sempre stato. Ma noi abbiamo perso la possibilità di toccare Banca Italia da quando la Banca d'Italia è diventata un 17° della Banca Centrale Europea. A oggi Banca Italia è prima di tutto una parte di BCE, poi svolge operazioni per l'Italia. Quindi noi da lì già abbiamo perso il dominio, la possibilità di poterla utilizzare per noi, perché abbiamo aderito alla moneta unica. Ora, questa frammentazione non porta a grandissime problematiche, perché io potrei A, ricomprarle, cambio la legge e me le ricompro. B, ma sapete che c'è? Vedete il Banca Italia, io domani mattina fondo la Banca Centrale Italiana, 100% pubblica, e molti mi dicono quello che è rimasto della Banca Italia, del Banca Italia. Qual è il problema? Cioè, non è una mossa tecnicamente segnabile, cioè problematica, se non per una risoluzione utile maggiore che è un po' sgradevole, però non è quello grave. La problematica reale è che sta vincendo quell'ideologia che vede continuamente lo spostamento delle attività dal pubblico al privato, dal monopolio pubblico o comunque da un forte dominio dello stesso al libero mercato. È questo che deve finire, è questa transazione mentale, ideologica, deve morire, perché se no moriamo noi.
Avete sentito la Mazzucato che ha detto, tutti a dire che lo Stato non fa, non fa. Lo Stato quando fa gli investimenti e li fa bene, è veramente una spada, tra virgolette, perché non c'è limite di tempo, non ha obbligo di essere remunerativo. Sapete a noi cosa ci disse il professor Parchetti? Ma il canale di Suez, che ha fatto la FRAC, che praticamente quello lì in Africa, no? Ma chi l'ha fatto? Un privato? Non avrebbe mai potuto, cioè ci sta magari un privato che se lo permette, ma con quanto tempo li recupera quei soldi? È ancora vivo quando recupera quei soldi? Lo Stato sicuro. Lui. Il profitto? Solo lo Stato può fare determinati tipi di interventi. Sulla Luna non ci è andato, che ne so, Warren Buffett, ci è andato Luz per primo, per dire, no? E i soldi ce li ha messi Luz e se li stampava lui. E comprava i materiali, ha messo insieme l'aereo e l'ha tirato sulla Luna. Cioè, è questa la realtà. Lo Stato deve tornare ad essere il centro della vita, perché noi abbiamo differenze sociali e individuali che sono inimmaginabili, cioè è possibile rimetterle bene da soli, tra di noi, perché se non ci ammazziamo, ci deve pensare lo Stato. Se noi cediamo parte della nostra libertà ad un ente superiore, quest'ente superiore poi quella libertà che abbiamo ceduto la deve usare per tutelarci. E lo deve fare necessariamente con la preoccupazione. Il professor Randall dice che il 51% dell'economia dovrebbe essere dello Stato e il 49% dei privati. E io sono d'accordo. Ovviamente, in linea di massa, poi forse 60-40, va bene lo stesso. Cioè, comunque ci deve essere una percentuale di maggioranza. Aspetta, solo un attimo. Posso? Sì. Scusate, per quanto riguarda sempre Marco in Italia. Sì. Volevo capire una cosa. Innanzitutto, diceva di aver detto che è possibile che le banche straniere alla fine possano comprare, questo, se c'è il tetto del 3% per i privati, quindi le banche straniere possono comprare comunque, no? E poi un'altra cosa, se lo Stato si volesse riacquistare quelle azioni, dovrebbe spendere 7 miliardi e mezzo, ho capito bene. Qualcosa del genere, sì. Di euro, sì. E poi potrebbero essere, per dire, usciamo dall'euro, ammesso che l'euro rimanga in piedi, perché noi abbiamo teorizzato entrambe le possibilità ai 5 Stelle, sia se rimane in piedi che se non rimane in piedi. Noi siamo fortemente portati a pensare che non rimanga in piedi, perché l'Italia è forte comunque come tipo di economia, anche se ci stanno ammazzando proprio perché siamo forti, se no ci lascerebbero lì di base. Quindi se poi tu cambi e genericamente se ti muovi in corrispondenza col dollaro potresti quasi pensare ad un cambio 1-1, potrebbero essere quasi 7,5 miliardi di nuove lire, che ce le facciamo noi e il problema è risolto. Quindi sì, non è una mossa il massimo possibile, ma farne una battaglia adesso, se ha come obiettivo quello di tirare l'attenzione sul fatto che c'è BCE che fa come gli pare, che tira la cinghia e noi ci stiamo morendo di fame con 12,7% di disoccupazione, ok, ma diciamola tutta, perché se noi sbagliamo nella tecnica, poi i tecnici ci dicono che non capiamo. Così come ci hanno continuato a dire, ma guardate che sì, è vero che avreste diritto all'istruzione, diritto a, ma non ci stanno i soldi. Come facciamo? Non è vero che non ci stanno i soldi, non è vero assolutamente. Cioè, allora, di fatto le riserve auree sono ancora nostre, che fisicamente non ce le abbiamo. La proprietà però è ancora nostra. Sì. Però indirettamente con questa operazione e con la possibilità delle stesse banche che gli è stata offerta di porre, di liquidare queste quote, anche banche straniere, non si potrebbe presentare la possibilità che queste banche straniere, soprattutto tedesche, possano direttamente diventare proprietarie. Allora, le riserve auree seguono la valutazione dell'oro, che di fatto è una delle commodities. 100 miliardi. Sì, diciamo che di fatto poi l'oro è una commodities. Che cosa sono le commodities? Quei beni dove tutti si rifugiano quando ci sta la crisi. Perché sono quelle cose delle quali difficilmente il valore se ne perderà o comunque riescono ad essere comunque ottimi strumenti di scambio. Cereali, oro,
tutte queste cose con argento, tutti questi tipi di materiali con petrolio e compagni. Allora, la Banca d'Italia, Banca Italia S.P.A. sarà, è e sarà sempre un istituto di diritto pubblico fino a che non cambierà quella legge. Quindi quelle riserve sono dello Stato italiano e basta. Le banche tedesche di base con le azioni di Banca Italia acquisiscono degli assets, cioè delle attività, degli elementi attivi nei loro patrimoni che sono di sicuro valore, che produrranno sempre utili e che magari saranno ottimi per presentare incrementi di valore di patrimonio sostanziali, o meglio, sostanziali o comunque esistenti. Cioè, se io mi compro il 3% delle azioni di Banca Italia, io so che sto comprando il 3% di partecipazioni di una società che, già utile, non finirà mai di esistere e di base ha la possibilità di essere uno dei soggetti che emette l'euro. E quindi, essendo uno di quelli che emette l'euro, perché poi basta che chiama BCE, cioè BCE di fatto, Banca Italia è un pezzo di BCE, il 17esimo, è come se fosse un allungamento, è come se fosse la mia mano sinistra, e se io sono BCE, no? Banca d'Italia, oddio, però per dire, una cosa del genere, ok? Quindi di fatto non finirà mai la possibilità, non finirà mai la possibilità di produrre euro, quindi fino a che saremo nell'euro, quelle persone avranno un asset a rischio zero, cioè a rischio zero, non rischierai mai di perderlo, perché io so quello che metti gli euro, quindi non li finirò mai. Questo sì. Noi siamo il 99% perché siamo proprio quella parte a cui sta venendo tolta la ricchezza finanziaria. Ecco perché io vedo più la moneta come uno strumento per poter trovare una riforma. Ecco perché anche in questo ultimo il primo processo di questa operazione sarà la delocalizzazione, portare il fuoco. Adesso stranamente stiamo assistendo al fenomeno inverso. Non è strano, perché il fatto che ad esempio la città di Giulio, così di botto proponga riduzione di orario, 800 di euro di rendito netto, sta andando in quella direzione. Ma questa è la normalità. È la normalità proprio perché entra in quello, secondo me, così, non so se tu mi risponderai. Allora, Michael Hudson, nel primo summit dopo il quale poi nasce con neanche per i cittadini, la prima democrazia di MT, poi con i cittadini, disse che dal dopoguerra ad oggi la crisi del 2007-2008 è stata la più grande sottrazione di risorse finanziarie dal 99%, cioè noi, all'1% che ci sia mai stata dopo la seconda guerra mondiale. Quindi continuo. Dopodiché c'è Warren Buffett. Chi è Warren Buffett? Warren Buffett nel 2007-2008 è stato l'uomo più ricco del mondo. Ha donato 70 miliardi di dollari in beneficenza. 70 miliardi di dollari in beneficenza, sono cifroni enormi, ok? So, 50-60 volte il prodotto interno lordo finita. E ha partecipato al salvataggio di un paio di banche durante le problematiche nel post Lehman Brothers. Disse vabbè, 10 miliardi ci metto io, il resto è mangia, ok? Ha detto sì, c'è una guerra di classe in atto e noi la stiamo vincendo, quindi la moneta diventa strumento di controllo, ma nasce per tutti. Però allora è come
pane o ci scanniamo i cristiani? Tagliamo il pane. Dipende dall'uso che ne fai. Totalmente nei disastri e nei danni. Perché Obama si può permettere di dare il 7% di incremento al salario minimo nazionale? Semplice, perché il center, cioè il debito, il tetto del debito, è autoimposto. Cioè è il congresso che dice io non voglio sforare di quello, ma è come se io, per esempio, scegliessi che non voglio più mangiare perché devo dimagrire. E vabbè, ma c'è fa che non voglio più mangiare, lo scelgo io. Non significa che non posso mangiare. Ecco, questa possibilità è data dalla moneta sovrana in base. Cioè, quando tu utilizzi la moneta per la che non costa, o comunque per gli scopi che tu ritieni opportuni. Dopodiché, ecco, l'Inghilterra fa spending review. Eppure la sterlina perché? Perché Dio il debito è brutto, moriremo tutti, poi dice il debito è feroso. Cioè, non lo so quello che di base non ho ben capito, però continuano a insistere su queste cose. Ed è l'ideologia che va disintegrata, ma non rispondono neanche più i professori. Se tu gli dici, ma guardi che Keynes è superato, poi era Keynes, cioè io giuro, le opposizioni dell'ortodossia ai post-keynesiani o ai neocartesiani sono fatte più o meno così. C'è stato un professore di Harvard che ha detto basta con questo Keynes, noi abbiamo dei figli, lui non ne aveva perché era gay, noi ci dobbiamo pensare a lungo periodo. I miei nonni, e io sono dell'81, quindi dico i miei nonni per dare una genetica, dopo la seconda guerra mondiale hanno ricostruito un paese da zero e l'hanno ricostruito per dare qualcosa di meglio ai loro figli e i miei genitori lo stavano continuando a fare per dare qualcosa di meglio a me. Questo automaticamente ha portato una produzione di moneta maggiore che poi diventa debito, non perché c'è qualcosa da restituire, ma perché lo Stato ogni volta che emette un pezzo di carta su cui c'è scritto io ti devo qualcosa, cioè la possibilità di liberarsi dall'obbligo fiscale con quella banconota, e io me lo segno e poi diventa un debito, perché il mio debito è il tuo credito. Quindi quando abbiamo continuato a produrre, noi stavamo crescendo. Cioè è questa la cosa di base, abbiamo costruito tutte queste cose con un debito pubblico per avere un credito noi. Abbiamo costruito le autostrade facendo stampare soldi allo Stato, che era l'unico che lo poteva fare con le lire, e che con le lire è l'unico che potrebbe farlo se uscissimo, proprio perché questo processo continuasse ad essere tale. Facciamo le lire perché paghiamo la gente per andare a lavorare, perché miglioriamo le infrastrutture, facciamo gli ospedali, le scuole, perché assumiamo la gente, perché vogliamo che il capitale umano, cioè noi, le persone, e si evolvano. L'evoluzione, la base dell'evoluzione è il benessere, non è lo shock di per sé. Le shock therapy, cioè ogni volta che in qualche paese l'imperialismo americano, perché non è che non c'è, quindi ha
ha provocato delle problematiche, quelle persone sono andate sotto, il Cile, il PIL sale, tutto bene, però c'era il Cile e la gente moriva di fame, ok? E tre cileni guadagnavano tutto, bel modello, complimenti. Tra l'altro la mia domanda passerà un po' il valore del discorso, però è una cosa, vabbè, è un po' più terra terra. Allora, tante volte parlando magari con amici, comunque parlando con la gente, incontro uno scoglio, come si entra nell'argomento euro sì, euro no. Allora, fondamentalmente la risposta che mi sento dare ogni volta è: l'euro è una cosa buona e giusta, il problema siamo stati noi, sono stati i commercianti, perché all'ingresso appunto dell'euro in Italia hanno aumentato tutti i prezzi, i politici non hanno contenuto questo aumento e noi non siamo stati abbastanza, diciamo, intelligenti da protestare subito, abbiamo pagato per esempio 2,50 euro anziché 2.500 lire. Ecco, ora io so che questa domanda magari un po' terrà per approfondire, è uno scoglio, cioè non si esce da lì, cosa si può fare? Il problema è che alla gente, ma tante persone, magari semplici, che magari veramente non arrivano a fine mese, non interessa proprio uscire dall'euro perché sono convinti che il problema sia stato prima di tutto nostro. E quindi poi il passo più successivo è: in Germania sono stati bravi perché hanno controllato, perché i prezzi non si sono alzati. Ecco, quindi io fondamentalmente non so come confutare, perché mi trovo davanti a questo muro. Allora, intanto se fosse completamente vera l'obiezione che ti pongono quando ti dicono che la gente ha alzato i prezzi e quindi succhia di fatto profitto ancora di più perché ha alzato i prezzi, non ci dovrebbero essere tutte queste imprese che chiudono, perché avrebbero ancora più soldi. Di fatto, se tu riesci a sottrarre ricchezza alla popolazione base perché tua impresa te ne appropri, non chiudi, stai meglio. Uno. Due, quando ci fu la convergenza delle valute, è una cosa più complessa, però. A un certo punto, quando bisognava fare questo euro, era necessario che le valute convergessero il più possibile per far sì che ci fosse il migliore differenziale, perché proprio l'allaccio monetario necessitava che tutte le valute si armonizzassero. Ci sono dei grafici, che adesso non ho purtroppo, che fanno vedere proprio le varie valute che tendono sulla linea che poi era l'euro. E questo processo è avvenuto nel tempo. È iniziato con il serpentone monetario, con il primo serpentone monetario del 73, che andò male, si riprese nel 79 e da lì già le valute non potevano più muoversi più di tanto. Perché? Proprio perché si doveva arrivare all'euro. Man mano ci furono rivalutazioni e o svalutazioni sulle varie monete per arrivare all'euro in maniera che si fosse tutti uguali. Il problema è che noi abbiamo attaccato un'unità di misura ad un'economia che non l'ha praticamente mai provata. Sai qual è stata la moneta che ha subito meno variazioni o anche proprio non ne ha subite nell'allaccio con l'euro? Già. Bagnai, l'euro, definisce l'area del marco allargata. Questa è una delle prime cose che mi potessi dire. Poi mi potessi anche dire che ci sono 8 milioni e mezzo di persone in Germania che lavorano a 450 euro al mese con i miei job, grazie alle riforme ARS, e che se ne stanno andando dalla Germania perché non c'hanno prospettive. Poi mi potessi dire che la Germania tra le banche pubbliche e finanzia la spesa pubblica tirando fuori dal conto del debito pubblico, poi viene da noi e ci punta il dito contro. Ecco, io credo che queste cose farebbero abbastanza arrabbiare queste cose. Ok, però fondamentalmente la cosa è questa. È vero un po' che c'è stato, allora, conta che io sono assolutamente d'accordo con tutti gli argomenti di questo convegno, sono d'accordo con l'uscita dall'euro e credo che sia fondamentalmente un marco imposto, che abbiamo ci monetari tra una volta forte, ma debole continuo allo spazio. Già. Però un po' comunque anche io non riesco a spiegarmi perché una volta che è entrato l'euro si è tutto improvvisamente aumentato e fu fatta una rivalutazione nel 2000 del 60% della lira per andare appresso al marco, a Lampardier. Che cosa significa rivalutazione? Rivalutata. E noi eravamo più svalutati, quindi dovevamo rivalutare la lira del 60%. Quindi che cosa vuol dire rivalutazione? Come si aggassa con questa rivalutazione? Praticamente tutto ciò che tu prima misuravi con la lira in quanto tale diventa più costoso della metà. Un esempio banale? Allora, 1000 lire, 1500. C'è stata questa rivalutazione per andare
praticamente che hanno fatto? Hanno sottratto lire dal mercato, se sono le soli comprate, ok? Hanno ripreso le lire, c'erano meno lire in giro e l'hanno resa più scarsa come disponibilità, e questo l'ha portata ad essere più apprezzata. Quindi, esatto, quindi significa una moneta forte di fatto non va bene troppo nell'economia, perché più la tua moneta è forte, meno gli altri vengono a comprare da te, nel senso che si trovano sotto a dover dare più della loro per poter avere la tua. Ecco, noi prima avevamo una moneta che sballavamo in continuazione per poter avere l'export. La sballavamo perché ci conveniva, e quando l'abbiamo rivoltata ci siamo andati a zappa di lì. E poi i prezzi interni, visto che le materie esterne erano valutate in euro, a noi ci hanno fatto pagare di più, perché abbiamo dovuto dare più lire per avere l'euro. Capito? Aspetta, però andavo in Germania e non compravi, però, perché l'ho svalutato. No, no, ti servivano più lire per comprare la roba tedesca, cioè la Volkswagen, tutti quelli che ci andavano, la ragazzotti, che gli piace la Volkswagen, cioè tutto di 30 milioni, ma, insomma, costava un po'. Però non è che poi alla fine non le vendessero le Volkswagen, mi sembra, no? Cioè, secondo me prima le compravi di più che non adesso, no? Ma poi, diciamo che scusate, voglio sapere solo se è arrivata la definizione. Allora, aspetta. Allora, la speculazione commerciale poi deve essere avvenuta nel piccolo, no? Magari dove ci trova. Però di fatto quel tipo di misura difficilmente incide, perché tu ti sei trovato, che ne so, l'equivalente di quello che erano 2 milioni di lire in 1200 euro, immutato, ok? Ma la moneta valeva così di più che quando tu andavi a comprare le materie, le pagavi di più, e quindi hai dovuto rialzare il prezzo poi. Di fatto noi compriamo le materie più o meno dall'estero. Sì. Nel senso che petrolio, fattori produttivi, materie prime, non ne abbiamo tantissime. Ora siamo bravissimi nel manifatturiero e nei servizi. Sì. Siamo proprio forti in questo. Però serve qualche cosa per poi produrli. Quando ti sei trovato ad avere queste differenziazioni, perché a un certo punto prima compravi lire e poi ti sei trovati con un euro, hai perso perché avevi meno euro rispetto alle lire che prima potevi utilizzare. Capito? Cioè i tuoi 1200 euro avevano un potere di acquisto sulla base dei prezzi che poi ti sei trovato molto più basso, perché nel frattempo la lira l'avevano rialzata, capito? È come se io prendo lo yen o il dollaro, mi metto qua e dico ok, ma col dollaro pagami i fazzoletti. Ok? Di fatto il dollaro, valendo di più, ti richiede un prezzo leggermente più basso, però poi la materia per produrre il fazzoletto ti costa di più. Ti costa di più perché hai rivalutato la tua moneta. Ok? Cioè, quando tu te la sei rivalutata e te la sei tenuta, te la andavi a comprare, il prezzo è rimasto più o meno invariato. E quindi prendevi di meno a prezzo invariato. Prendere di meno a prezzo invariato vuol dire che c'hai meno potere d'acquisto. Sono entrambi valori nominali. Poi è normale, se io ho una moneta forte e mi devo comprare qualcosa in Egitto, per dire, mi presento con dollaro e mi compro la piramide. Okay. Ok? Però se poi devo fare approvvigionamento, e non lo e l'Egitto si sta a morire di fame, se poi però c'ho da sostenere dei costi per la produzione e tutto è quotato in dollari, magari il barile di petrolio mi costa $200 e con quel dollaro non lo faccio. Allora, hai capito? Sono chiaro? Ok. Allora, secondo me non c'è stato per ancora. Sì. Costa 60% di più, allora. 60% di più, perché la fabbrica comunque. Ma il mercato è diventato unico nel frattempo. Sì, è la fabbrica, per esempio, della compagnia di carbone, la versione è stata la Germania, sì. E quindi automaticamente con l'euro che a te di fatto ti porta un incremento del 60%, tu c'hai il prezzo tedesco. Sì. Cioè il prezzo, quello era. Sì. E lui c'aveva il marco, che era più forte di noi. Sì. E quindi noi è come se avessimo pagato di più. Ok. Perché quelle erano le lire, capito? Semplicemente noi abbiamo fatto un cambio. Okay. Quando ci siamo andati a comprare le cose, ci siamo andati a comprare le cose con una moneta che valeva di meno. Sì. E che quindi ci doveva portare più pezzi da 100.000 lire, ma tu te ne accorgevi di meno perché ne prendevi di più dei pezzi da 100.000 lire. Sì. Chiaro? Sì. Però comunque fa niente meglio, quello che ha fatto la moneta è stato questa. È stata questa rivalutazione forzata. Non la conosce nessuno, sono tutti convinti che il commerciante abbiamo alzato e che noi scegli abbiamo pagato. Lo so, perché di fatto spiegare alle persone che noi abbiamo spinto in un corso del tempo
per far sì che la nostra moneta rimanesse bloccata all'interno di un valore particolare per poi andare a fare l'euro, sarebbe abbastanza significativo della problematica euro, no? Cioè noi abbiamo avuto 17 valute, tutte e 17 portate, cercate di portare a convergere per arrivare al valore dell'euro. Quindi io che utilizzavo la mia valuta sulla base del mio sistema produttivo, sulla base delle mie necessità sociali, a un certo punto mi sono trovato a dover usare come unità di misura, che era denaro, quindi quella tedesca, sulla mia pelle. Ecco il problema. Se io fossi stato già una valuta forte di mio, il problema non si crea. Infatti Marco Pesante, il famoso Marco, davanti al Marco Pesante, ma bene, diceva Cristian De Sica. Perché lo diceva? Perché Marco era una moneta che già valeva. Allora, invece di attaccarlo alla dracma greca, che era quella che faceva il meno, tutti quanti avevamo più soldi poi in corrispondenza, l'abbiamo attaccata al marco tedesco. Perché? Perché doveva la propria pietà germana. Ok, scusa, Marco, hai capito? Adesso ti intendo. Quando dici parli di speculazione dei commercianti, tieni presente che il primo provvedimento che è stato fatto di cambio lira euro è stato fatto dal Ministero del Tesoro, che ha cambiato la giornata dell'8, questo è il 31 dicembre del 2001, da 1.000 lire a 1 euro. Ministero dell'Economia del Tesoro. Quindi lo Stato ha fatto già questo cambio, praticamente come se avesse autorizzato i commercianti a dire quello che è 1.000 lire diventate 1 euro. Beh, ma allora torniamo al discorso di prima, non sono i che sono stati noi a sbagliare, abbiamo fatto. Diciamo che c'era il disegno, no? Il disegno che stiamo raccontando. Il disegno che stiamo raccontando. Ciao, c'è la prima cavalleria. Guarda, dove fa la Commissione Europea? Aspetta. Ma le fanno le robe. Tra il passaggio dalla lira euro avevano scorte in lire e le hanno ripetute. Bravissimo.